Ragazzi, buongiorno a tutti in questa splendida giornata che sole barra nuvole. In realtà ho lasciato Torino che era praticamente quasi tutto nuvolato, poi sono uscito praticamente da questa galleria, mi sono ritrovato questo cielo azzurro fantastico. Allora, stiamo andando, in realtà non lo so, ho premuto sul navigatore vicino alla Sacra di San Michele che vediamo lassù, perché comunque c'ero già stato con la Mesh, ma non avevo mai fatto una stradina che ho visto lì su Maps, piena di curve così. E quale miglior modo per testare di nuovo la frizione della TRK, perché l'ultima volta non è andata proprio benissimo. Ecco, non a caso, se siete persi il video ve lo lascio, vi lascio il link qui in descrizione e ve lo faccio vedere anche qua sovraimpressione, verrà una striscetta bianca dove potrete essere collegati a quel video di cui vi sto parlando. Diciamo che appunto non è andata bene per niente, perché la frizione mi era diventato un macigno di davvero, e la potevi staccare praticamente nell'ultimo mezzo centimetro della corsa della leva, quindi non buono, e per quello non sono riuscito neanche a girarmi bene, perché non riuscivo in realtà a governare la moto. Infatti tornare a casa è stato parecchio difficile, ho dovuto fare poi anche l'autostrada perché non volevo fermarmi, perché più mi fermavo più dovevo azionare la frizione logicamente per ripartire. Ho solo allentato un po' il cavo, che effettivamente era un po' troppo tirato perché si era girata la rondellina, ma secondo me è dovuta ad altro. Allora, adesso risponde sicuramente molto bene questa frizione. Quando l'ho provata in autostrada quel giorno staccava da sola. Allora, che dire ragazzi, adesso vi lascio che arrivo finalmente su verso appunto la Sacra di San Michele. Lascio solo perché la mia GoPro ha una sola batteria e ci deve durare per questo breve giro. E qua non sbagliamo strada, dobbiamo andare sopra. Questi cioè, ma io dico, ma potete stare in 27 e poi sentite un rumore di un motore, ossia quello che non ha i pedali, o almeno non quei pedali, e non levarvi? Ma dovete levarvi ragazzi. Ah, qua è proprio schifo, pieno di ghiaia ragazzi. Era una bella curva rovinata da tutta questa cosa qua. Parte al davanti ragazzi, bello. Allora, qui praticamente è il Colle Braida, esatto. Infatti voglio vedere effettivamente dove va, perché secondo me è una strada carina da fare, e anche fuori strada, quindi piano piano noi ci andiamo. Andiamo piano, come non sappiamo fare, esatto. Però io oggi la guiderei da seduto la moto. Che vi devo dire? Proviamoci, un piccolo sterratino che secondo me è interessante da fare. Non ci so andare sullo sterrati, come potete ben vedere, però ripeto, me la sto cavicchiando, dai. Pensavo molto peggio. Sto andando ai 30 tranquillamente. L'unica cosa che mi spaventa è un po' il ghiaino, è il fatto che questa... Aia!
Sì, l'ammortizzatore ha preso una bella botta. Dicevo, il fatto che comunque è il ghiaino che mi scombussola un po' la vita, però in realtà è una paura che io mi devo togliere. È comunque un primo approccio al, appunto, a questo molto molto basilare fuoristrada. Questa qua è più, io la considererei più una strada bianca che un fuoristrada. Però si vede che ha piovuto anche qua parecchio, eh. Ci sono i solchi della pioggia. La frizione per ora non mi sta dando problemi. Poi comunque è una strada, parte in piano, ma poi è comunque bella, bella larga per poter far manovra. Mi conforta questa cosa qua. Ferite lo sterrato? Ah, mi è piaciuta questa salitina così. Io ero pronto, ho detto, ma sì, dai, facciamo il gaggione, mi tiro su in piedi. Boh, fine. Quindi, arrivati su al Colle Braida, se volete prendere questa strada, girate lì sulla destra. E insomma, se volete fare magari un po' di, ok, un po' di scuola tra le buche, magari vedere anche la moto come si comporta, direi che va molto bene. Buche, ok. Devo imparare a non appoggiarmi troppo al manubrio. È una cosa che logicamente da in piedi, secondo me, bisogna comunque fare. Ci sono le scuole apposta, ragazzi. Però provarci, provarci non nuoce, ecco, insomma. Adesso sono attenti a non finire di sotto, ma direi che su questa strada, se rimango anche un po' verso il centro, non succede nulla. Quindi, ragazzi, ecco, quella è una strada che io non prenderei qua del bosco. Buche le fa un bel rinculo. Ecco, è brutto il fatto che questa Benelli non sia regolabile l'ammortizzatore, perché davvero, secondo me, è proprio un handicap che ha questa moto. Almeno sulla X mi sembra che è regolabile in tutto e per tutto, non vorrei dire una cavolata, con la ghiera. Questo non è tanto regolabile, ecco. Quindi in realtà, quando magari non porti tanto peso, boom, tare subito su, ti dà proprio il culo finale, la culata in su. Bello, ragazzi, bello. Vennale chiusa, bello. Ma questo bosco è proprio, davvero, ragazzi, mi piace questo giro, me lo sto proprio godendo. Poi non fa né freddo né caldo, forse tendente un pochino più al freddo che al caldo, però ci sta, bello. Ragazzi, guardate le montagne innevate, spettacolo. Vabbè, dai, pensavo di cavarmela davvero in una maniera tremenda e fare una figuraccia. Poi logicamente gli ultimi 5 minuti volerò per terra, però abbiamo impresse in digitale queste mie parole, quindi ok. Qua un po' brutto, eh. Poi io in discesa sinceramente non so come comportarmi in discesa in fuoristrada, sinceramente non lo so. Se volete spiegarmelo qui sotto nei commenti, è tutto ben accetto. Quindi, ragazzi, se volete farvi un giro, magari un piccolo sterrato così, giusto per uscire dalla città e tutto, è praticamente a un'ora da Torino? Neanche, saranno 45 minuti senza traffico. Comunque, un'ora da Torino, vi venite a fare una bella scampagnata in mezzo a queste prime montagne, chiamiamole così. Secondo me vi divertite e tirate un sospiro di sollievo. Oh, gatto. Sto gatto corre più di me, comunque, ragazzi. Cioè, sta andando ai 24 questo gatto. È un gatto che va ai 20 orari. 24 orari, è un gatto fantastico. Dosso. Sicuramente l'avranno fatto perché era accanto alla strada. Secondo me è per quello. Dove la stretta? Oh. Cioè, ragazzi, avete visto? Precedenza chi sale, sempre.
Te lo insegnano praticamente quando fai cavalcavia alla scuola guida. Quindi ragazzi, oltre a, punto, scenario fantastico, bellissimo paesaggio, state attenti, come vi dicevo, nell'altro senso, perché molte volte corrono e vi potete fare tanto male se non siete reattivi, soprattutto sui freni. Io lì stavo comunque andando piano, è vero, anche a questa velocità freno e ce la faccio, però state molto attenti, mi raccomando, che la gente... Comunque la Benelli, salite, non le soffre, il motore secondo me è molto elastico, calcolando che prima eravamo in terza, perché comunque stavo guardando un po' il paesaggio, e sale tranquilla in terza. No, ho sbagliato strada, era sotto. Era sotto. Girarla qua. Era sotto. Era sotto. Allora, quello che vi stavo dicendo prima, del fatto, ah no, ma dai, è una strada comunque in piano, è facile girare, è molto grande. Strada sbagliata, strada privata. Piano piano, scendiamo. Quindi ragazzi, mi raccomando, state attenti a non sbagliare pure voi, perché si va sotto. Come anche nel video della Cappella del Barolo, si va sotto.